Hello there! La conclusione del primo arco narrativo di questa stagione è finalmente disponibile su Disney Plus. E prima di avviarmi a riassumerla e recensirla per voi, vi ricordo un'ultima volta che, avendo già trattato la vecchia forma di queste vicende, discutendo gli episodi grezzi pubblicati anni fa, alcuni punti coincideranno con quelli già discussi nel video dedicato alla Clone Force 99. Come fatto con gli scorsi episodi, mi concentrerò soprattutto sui cambiamenti, ma dal prossimo arco tutto sarà più lineare, poiché i punti noti degli eventi saranno solo dettagli minori. Sarà tutto da scoprire, insomma. Per ora è ancora tempo di esplorare questa nuova definitiva conclusione della storia dedicata ai cloni. Dunque, iniziamo. Dopo la missione su Skako Minor, Rex e il resto del gruppo sono tornati su Onaxes, dove Echo viene rimesso in sesto grazie alle cure della Repubblica. La sua condizione rimane comunque vincolata dalle modifiche effettuate al suo corpo, ma dopo tutto, ora quelle modifiche possono aiutare i suoi compagni a cambiare le sorti della battaglia. Vediamo infatti Echo proporre di sfruttare la fiducia che Trench ripone nell'algoritmo come un'arma contro di lui, poiché Wat Tambor, spinto a nascondere la fuga del clone per proteggere gli interessi economici della Tecnounione, non ha comunicato i recenti eventi all'ammiraglio separatista. Ecco perché nello scorso episodio evidenziavo che questa scelta avrebbe creato problemi alla Confederazione. La Repubblica sceglie di dare fiducia al piano e così Echo, Rex, Anakin e la Clone Force 99 si preparano a partire per infiltrarsi sulla Dreadnought dell'ammiraglio Trench, dove avrebbero manomesso i sistemi per inviare lui informazioni false, facendole passare per calcoli dell'algoritmo. I maestri Kenobi e Windu, nel frattempo, vengono assegnati all'assalto per rivendicare quella che era diventata la struttura principale dei separatisti. Durante i preparativi per la missione, Tech porta a Rex un dubbio su Echo, un dubbio che nel guardare lo scorso episodio pensavo avessero scelto di eliminare totalmente dall'equazione, mentre invece viene presentato qui. Echo è rimasto fedele alla Repubblica o la sua mente è stata fuorviata? Per come posto è leggermente più comprensibile e pacato rispetto a quanto visto nella versione grezza degli episodi, poiché mentre in quel caso veniva insinuato un tradimento prima ancora del suo ritrovamento, qui il sospetto nasce riflettendo sulle condizioni in cui è stato ridotto. Oltretutto, nella vecchia esposizione dei fatti, quando si parlava di tradimento anche Anakin appoggiava la tesi, mentre qui, come Rex, non mostra mai un simile sospetto, e questo giustamente, visto che lo conosce bene da anni. Rex ovviamente garantisce per lui parlando con Tech. Il gruppo parte e una volta a bordo della Dreadnought si avviano alla manomissione delle comunicazioni per ingannare Trench. Nel frattempo, l'attacco alla struttura separatista prende il via e qui un'inaspettata proposta di Windu mi ha lasciato particolarmente sorpreso quando ho visto i vecchi episodi per la prima volta tempo fa, poiché prima di attaccare i molti droidi, evidenzia loro le migliaia di altre unità che sono già state sue vittime durante la guerra e dà ai presenti la possibilità di arrendersi per essere riprogrammati dalla Repubblica. Un vero peccato dunque che all'ordine di sparare partito da uno solo dei droidi vediamo gli altri seguire a ruota, spingendo gli Jedi e le truppe a contrattaccare. Sono abbastanza sicuro che alcuni tra quei droidi fossero disposti ad accettare i termini per salvarsi, ma purtroppo non ne hanno avuto la possibilità. Supervisionando lo scontro, Trench è convinto di avere ancora a sua disposizione l'algoritmo, sceglie così di sfruttarlo, ma i suggerimenti ricevuti arrivano invece dalla mente ormai libera di Echo, che spingendolo a muovere tutte le sue truppe in un solo luogo, pianifica di neutralizzarle insieme con un singolo impulso una volta riunite. Tech e Hunter sospettano ancora di Echo, poiché se scegliesse di non far mai partire quell'impulso, la situazione potrebbe sopraffare Kenobi e Windu, ma Rex e Anakin li tranquillizzano ed Echo segue il piano con efficienza, abbattendo le forze nemiche e dimostrando ai Bad Batch di essere degno della loro fiducia. Quando Trench inizia a realizzare la situazione, è ormai troppo tardi per lui. Come ultima spiaggia decide di attivare un esplosivo in grado di distruggere parte del pianeta e per un attimo ho pensato che cambiando drasticamente gli eventi dell'episodio ci avrebbero mostrato la distruzione di Anaxes e l'evento che lo ridurrà a una catena di asteroidi in futuro, come visto in Rebels. L'esplosivo, situato nell'avamposto riconquistato dalla Repubblica, può essere facilmente disattivato dai codici ottenuti da Echo, che però viene cacciato dalla rete prima di poter completare la sequenza. Anakin attraversa dunque la Dreadnought per trovare Trench e farsi dare l'ultimo numero di persone. L'ammiraglio ingenuamente conta sulla comune idea che uno Jedi non si spingerebbe mai oltre i limiti dettati dal proprio ordine per ottenere qualcosa, senza sapere che questa sicurezza era mal riposta al cospetto di Skywalker, ormai stufo di stare alle regole di questa guerra apparentemente infinita. Anakin taglia lui gli arti meccanici, costringendolo a rivelare il codice necessario al disinnesco dell'esplosivo per poi trasmetterlo a Windu, che riesce così a mettere al sicuro il pianeta. Insomma, quale che sia il motivo per cui vediamo Anaxes distrutto in Rebels, non ci è ancora dato saperlo con chiarezza.
A ogni modo, al primo tentativo di attacco da parte di Trench, senza pensarci troppo, Skywalker pone fine alla sua vita, una volta per tutte. Anakin non ha davvero più pazienza per sottostare a regole che per anni hanno impedito alla Repubblica di vincere il conflitto. Dopo aver recuperato il comando per la distruzione della Dreadnought, lo Jedi torna dagli altri infiltrati e dopo essersi fatti strada tra i droidi, lasciano la nave insieme, facendola esplodere a distanza per la felicità di Wrecker e sbaragliando la flotta separatista che troppo a lungo ha tenuto nella sua stretta Anaxes. Visto il grande successo della missione che ha dato una rapida svolta alla battaglia per Anaxes, Eco, Rex e i membri della Clone Force 99 vengono lodati dai generali Jedi. Nella vecchia versione, il gruppo veniva premiato e tutti ottenevano una medaglia, ma gli eventi qui differiscono. I membri della Clone Force 99 rimangono indietro, disinteressati. Un nuovo dettaglio che ho trovato molto coerente con il loro approccio. Eco lo nota e loro chiariscono che sono più per l'azione che per simili cerimonie. Hunter poi suggerisce lui di riflettere su qualcosa. Quella realtà è ancora quella che cerca? Se così non fosse, i Bad Batch si mostrano pronti ad accoglierlo tra loro. Rex comprende la situazione e anche se lasciare andare Eco farà male, il capitano vuole solo il bene per i suoi fratelli. Dice lui che dovrebbe stare nel posto che percepisce come suo, poiché solo lì troverà la sua appartenenza. Lasciandolo andare, il capitano si volta verso il suo amico, accettando il destino che li terrà lontani, come non tutti sarebbero stati in grado di fare. Rex è felice di averlo salvato per permettergli di tornare a vivere e di intraprendere un percorso nuovo, diverso, come membro di una nuova famiglia, come membro dei Bad Batch. Questa era la conclusione di un arco narrativo che ci ha saputo emozionare in molte occasioni, raccontandoci la storia di una grande amicizia, dell'amore fraterno che Rex prova per i suoi compagni e della grande forza di questo soldato che avrebbe tante lezioni da dare agli Jedi su cosa significa credere, combattere e difendere. Rex crede nella pace che la Repubblica dovrebbe portare e nei principi della Repubblica, perché lui stesso li considera giusti e non perché qualcuno li ha propinati come tali da quando ha iniziato il suo addestramento. Rex combatte ogni giorno per tutti coloro che nella galassia dipendono dalle sue battaglie, anche senza conoscerli, è conscio del valore nullo che molti darebbero alla vita di un clone, ma non rinuncia ad amare e a mettere al primo posto i propri amici. E proprio per questo Rex difende i suoi compagni e i suoi fratelli, lottando a costo della sua stessa vita per ognuno di loro. I cloni non sono solo numeri, il loro volto non è solo uno specchio. Le prime 4 puntate, insomma, ci hanno dato modo di guardare ancora una volta da vicino la grande personalità di Rex. Ci hanno introdotti, o per chi già conosceva la vecchia forma di questa storia, reintrodotti all'insolita squadra di cloni nota come Clone Force 99. E soprattutto, ha dato modo a noi e al capitano di scoprire che Eco, pur se diverso da come lo ricordavamo, non ci ha ancora lasciati. Ero molto curioso di sapere come e in che modo quest'arco sarebbe stato reinterpretato e speravo che il tutto venisse riformulato il più possibile, offrendoci un racconto in grado di stupire nonostante le conoscenze pregresse, e fortunatamente ha avuto molte sorprese da offrire. Ora attendiamo l'inizio del prossimo arco narrativo, da cui possiamo aspettarci protagonisti diversi e una storia finalmente inesplorata, storia che non vedo l'ora di condividere con voi. I have spoken. Sperando che l'arco narrativo vi sia piaciuto, vi invito a condividere con me i vostri pensieri a riguardo, lasciando un commento se ne avete piacere. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video, sempre entusiasta di condividere con voi l'amore e la passione che mi legano alla galassia lontana lontana. Alla prossima e come sempre, che la forza sia con voi.